Insomma, ieri ha parlato Aurelio De Laurentiis al pubblico per quasi un'ora, tra poco vi proporremo gli stralci più significativi delle sue parole, tra poco parla Rudy Garcia. La vigilia di Verona-Napoli che si gioca domani al Bentegodi alle 15 per la ripresa del campionato, tanti i temi, la formazione che sceglierà Garcia senza Osimhen e senza Anguissa infortunati, giocherà il sciolito Simeone dal primo minuto o Raspadori oppure tutti e due, staremo a vedere. La formazione del Verona è di Marco Baroni, che insidia può rappresentare per il Napoli. Le parole di De Laurentiis su Osimhen, sui calciatori che non devono più reagire nei confronti dell'allenatore che ha piena fiducia, sono tutti con loro, ha detto De Laurentiis, smentendo dunque l'ipotesi che lo spogliatoio fosse un po' staccato, diciamo così, dalle idee del tecnico. E poi nessuna domanda su Antonio Conte, sarebbe destabilizzante, quindi non ce ne sono state. Il Napoli è una priorità, De Laurentiis presente, non lo è stato nelle prime settimane di questa stagione perché si è spostato con la sede della Filmauro in un altro posto a Roma e quindi è stato impegnato su questo fronte, adesso è più libero e si può dedicare alla sua impresa primaria che è diventata ormai da tempo la società sportiva Calcio Napoli. Le rivelazioni su Osimhen, qual è il futuro del Napoli secondo Aurelio De Laurentiis, in attesa delle parole di Rudy Garcia che ci saranno tra circa un'ora e mezza alla vigilia di Verona-Napoli. Buongiorno a tutti da Gianluca Gifuni, Tony Mola in regia, Enzo Rambone, buongiorno, grandissimo Gennaro Rambone qui in studio con noi come accade ormai ogni venerdì. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta. Sai dove andiamo adesso, Enzo? Dove? Subito a Castel Volturno dal nostro inviato Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Beh, ti chiedo brevemente, cosa ti ha colpito particolarmente delle parole di De Laurentiis di ieri? Guarda Gianluca, in assoluto, secondo me parlare e metterci la faccia è sempre importante. Poi è chiaro che non dica tutte verità, perché come diceva fa Benitez, il calcio è anche bugia. Però metterci la faccia in questo momento così è importante. Un segnale importante alla squadra, all'allenatore, all'ambiente. Poi vedremo se funzionerà oppure no, perché fortunatamente tra domani si va in campo, perché stiamo parlando tanto, sono state due settimane infinite, eterne sotto questo punto di vista, e quindi è giusto, insomma, che si torni a giocare. Personalmente la parte che mi ha colpito di più è Osimhen, e dopo lo sentiremo, però prima di sentire Osimhen e di parlare con te anche della formazione probabile di domani al Bentegodi, dei programmi del Napoli dal punto di vista dell'organizzazione e dal punto di vista tecnico, ascoltiamo questi stralci significativi delle parole di De Laurentiis sugli obiettivi. Cominciamo ad ascoltare quello che ha detto ieri il presidente De Laurentiis sulla vittoria dello scudetto e su cosa si poteva o si può chiedere a questa squadra l'anno dopo aver vinto il tricolore. Sentiamo De Laurentiis. Se tu hai vinto un campionato con 16 punti di vantaggio sulla seconda, 18 sulla terza e 20 sulla quarta, beh, dove sta scritto che uno si debba ripetere? Ce lo auguriamo, anche perché nulla è perduto. Però voglio dire che con lo stampino uno riesca a fare la riproduzione di un altro allenatore che alter ego ti rifà lo stesso campionato con la stessa modalità di impiego, di abitudini, di impostazione, beh, bisogna appurarlo tutto ciò, perché non è scritto da nessuna parte. E non è che se io avessi fatto venire altri allenatori, perché poi mettiamoci in testa una cosa: non tutti gli allenatori vogliono rischiare di dire ma io vado in un posto che, per quanto bello sia, per quanto mi possano pagare, rischio il paragone con uno che ha vinto con 16 punti di vantaggio. E dice, ma chi me lo fa fare? Allora, per rivincerlo, chi ha detto che questa squadra deve rivincerlo? No, noi l'abbiamo detto, non lo so, sentite chi lo ha detto qualche mese fa, prima di ingaggiare Garcia, sentite chi ha detto che il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto, sentite. Adesso ci manca di rivincerlo, e poi ci manca la Champions. Ecco,
Presidente, non lo abbiamo detto noi, insomma, lo ha rimarcato tre volte lei, rivincerlo qualche mese fa, quindi credo che le intenzioni del club fossero diverse. Era il 4 maggio, poi ha cambiato idea. Per collocare insomma le dichiarazioni, io non so se abbia cambiato idea. Lui già fece un'intervista a Sky il 10 agosto, mi pare, in cui disse: mi auguro di ripetere questa straordinaria stagione. Io non credo che il Napoli sia contento insomma della stagione attuale, del quinto posto, altrimenti di cosa staremo parlando? Stiamo parlando da 2 settimane di una riflessione fatta sull'esonero, di un esonero che non è stato preso in considerazione perché Conte non è voluto venire a Napoli, della fiducia data a Garcia, quindi mi sembra evidente insomma che il Napoli ovviamente non sia contento di quello che del rendimento attuale di questa squadra, perché dal rivincere il campionato con 16 punti, che io credo sia qualcosa di straordinario e probabilmente irripetibile, al quinto posto insomma ci passa un mondo. Io ho sempre detto che con questo organico questa squadra ha il dovere di lottare per lo scudetto, poi non lo vinci, ci sta, perché ripetersi non è facile, non ci è riuscito neanche Maradona, quindi è difficile. Però il campionato attuale non puoi essere soddisfatto del rendimento del Napoli attuale. Ecco, tanto è vero insomma che queste tre partite saranno decisive per capire che direzione prenderà il Napoli, che direzione prenderà Garcia. Non lo nascondiamo, insomma, De Laurentiis sta vicino alla squadra per provare ad avere un'inversione. Vedremo se ci sarà. Secondo me non basta una sola a Verona, ma bisogna capire nel tempo se poi ci sarà questa inversione di tendenza. Senti Pasquale, prima di salutarti, nel frattempo fra poco apriremo i telefoni allo 0816363663. La formazione ipotetica di domani: il Napoli dopo l'allenamento parte nel pomeriggio alla volta di Verona e domani pomeriggio giocherà alle 15. Allora considera che tra poco più di un'ora parla Rudy Garcia, quindi potrei tra virgolette riaggiornare quella che è la formazione. Sicuramente sappiamo che non ci sono né Anguissa né Osimhen, entrambi fuori per infortunio. Io credo che al posto di Anguissa possa giocare Kajuste, quindi centrocampo Kajuste, Lobotka, Zielinski, davanti Tridente con Politano, Simeone, Kvaratskhelia. In difesa rientra Rachmani, che è stato fuori per un infortunio muscolare. Al suo fianco secondo me dovrebbe giocare Nathan, con Di Lorenzo e Mario Rui, visto che Olivera è stato l'ultimo a rientrare, anche Lorenzi ha detto che non ci aveva parlato ancora. Di Lorenzo e Mario Rui a completare la difesa. Io penso che la formazione sarà questa. Quindi però Meretti in porta, Di Lorenzo, sì. Rachmani, Ostigard, Mario Rui? No, secondo me gioca Nathan. Rachmani, Nathan, Mario Rui. Centrocampo con Kajuste, Lobotka e Zielinski. E poi Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Perfetto, e allora tutto chiaro, a più tardi per aggiornamenti ovviamente. Ciao, da Castelvolturno con Pasquale Tina. Enzo Rambone è prontissimo anche a dare i suoi contributi a questa trasmissione. Noi voliamo in pubblicità, tra poco Corriere dello Sport Stadio, Antonio Giordano e telefoni aperti allo 0816363663. Eccoci in diretta per Forza Napoli Sempre, Gianluca Gifuni al microfono con Enzo Rambone qui in studio, Tony Mola in regia, un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite che è Antonio Giordano, non è un ospite qualunque. Allora Gifuni, buongiorno. Buongiorno, con una F Gifuni. Buongiorno a tutti gli amici di Radio buongiorno. Marte. Ma ieri c'è stata la conferenza stampa del presidente, del grande presidente Aurelio De Laurentiis. Ci ha fatto una capi chiacchiera. Ma veramente ha parlato di tante cose che poi alla fine non servono a niente, perché noi vogliamo sapere il Napoli dove sta andando e che cosa fa la squadra di calcio cristallo, Napoli. E lui invece ci ha parlato di tante cose che poi trovano il tempo che trovano. Ma ci deve dire Aurelio, ma tutti i soldi che incassate, che fine hanno fatto? Allora lo chiediamo, sai chi lui lo sa, Antonio Giordano del Corriere dello Sport, sa tutto. Il custode, di De Laurentiis, è vero Antonio? Buongiorno. Buongiorno a tutti, salutate niente. Ti saluta lui che ti ascolta. Ciao. Tu lo sai dove sono finiti quei soldi, come chiede il nostro amico, quindi insomma. Facciamo i seri. Antonio, no, allora Conte niente. Però questa è la retorica della strada. Del tifoso, sì, del tifoso. Non sono neanche argomenti plausibili, cioè che vuol dire i soldi dove sono? E invece devo dire che parlando seriamente,
parlando seriamente, De Laurentiis una cosa secondo me interessante ieri l'ha detta, perché non tutti erano convinti di questo, e cioè che tutta la squadra è con Garcia. E questo mi sembra un elemento importante, se è così. Sì, no, io parto da un presupposto, Gianluca, che poi queste siano le sue verità, no? Che vanno accettate, ci mancherebbe. E ha parlato di tante cose, tante giuste, tante di spessore anche. Si è servito di se stesso per fare un quadro generale della situazione. Poi è chiaro, come diceva il radioascoltatore prima, nello slancio di lucidità, che ci sono altre cose che interessano alla gente, ma non è questo il discorso. Il discorso è che un presidente ha il sacrosanto dovere di dare una lettura a 360 gradi, e che lui dica che la squadra sia con Garcia è un fatto che riguarda lui. Poi la squadra lo dimostra in campo di essere con Garcia, giusto. E che lui dica che Conte è un pettegolezzo, sia un pettegolezzo, è una strategia dialettica che si può concepire. Cioè, bisogna anche interpretare i ruoli. Noi da questa parte sappiamo altro e vorremmo altro, ma lui non te lo può dire, altrimenti certo. Niente. Però è stato anche, come dire, onesto nel dire, no, non so fino a che punto altri lo sarebbero stati, che a un certo punto la ricerca di un simil Spalletti, un simil Sarri, insomma, lo ha un po' offuscato, cioè. Ma ci sta, cioè. E l'ha detto anche con belle parole nei confronti di quel tanto lì. Io non so Garcia cosa ne abbia pensato, ma diventa tutto assolutamente relativo, perché poi la verità è anche un'altra. Ma volete voi di 60 anni, cioè Garcia, non sappia che esista un detto ed esista un non detto? Qual è il cioè che oggi è già diverso da ieri e probabilmente anche da domani? Allora, e pensa che per me il futuro è già passato, quindi siamo d'accordo, sì, con te. Sì. Se vinci a Verona, ecco, se vinci a Verona, se pareggia o perde a Verona, non vale più nulla. Hai ragione, Antonio. Vai, c'è un tuo omonimo al telefono. Antonio, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio, ci sentiamo spesso, ultimamente non riesco a fare a meno della tua presenza. 20 secondi, beh, questo insomma è un problema, direbbe Antonio Giordano, però proprio a lui se hai una domanda da rivolgere. Mi piace salutare il professore del giornalismo Giordano, che c'ha una pacatezza e c'ha un timbro di voce che mi ricorda papà che non c'è più, quindi lo saluto con affetto. E proprio a Giordano voglio porre questa domanda. Non si è fatto attenzione sulla conferenza stampa ieri della Laurentiis, se Giordano si è già fatto attenzione, forse il suo ruolo gli vieta di porre questo accento. Cioè lui non ha fatto altro che ribadire quello che ha detto all'università a Roma. Ha continuato a dire allenatori migliori o chi gioca con 4-3 con la difesa alta non ce ne stanno. Quindi per me queste parole camuffano il fatto che lui continua a ribadire che a Garcia non gli va giù. Cioè non ha fatto altro che dire la stessa cosa. Antonio, grazie. No. Ascolta tramite radio. Antonio, ci sarebbe un ripiego, tra virgolette, cioè l'unico allenatore sulla piazza. Ma perché? Però appena ha detto questo, cioè, no, ne aveva appena parlato su il coraggio di ADL di ammettere questa fascinazione da Spalletti e da Sarri, una fascinazione che poi è collettiva, cioè Spalletti più di Sarri, mi permetterete ora di dire, no? Se i risultati valgono qualcosa. Però una fascinazione rispetto a un tipo di calcio che lui avrebbe voluto, che, ma non è un ripiego, perché è una scelta. E quindi se non ci sta Spalletti e non ci sta Sarri, non puoi pensare che gli altri siano un ripiego e che quindi il calcio sia finito. Non vale così. Però detto ciò, è il riconoscimento di quanto è accaduto negli anni precedenti. Lino al telefono. Magari un ripiego per altro, nel senso che, ma ripiego è brutto, però. Lo so, è una parola poco, forse ce n'è un'altra che dobbiamo trovare. Ma non la troviamo. Non la troviamo. Lino al telefono, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, sono Lino, sono da Milano. Ah, 20 secondi per lei, Lino, per una domanda a Antonio Giordano. Noi siamo di Milano Azzurra. E io penso che, vabbè, noi domani andiamo con un pullman a Verona, perché il Napoli si segue fino alla morte, si segue. In questo momento i ragazzi hanno bisogno, io non capisco tutto questo astio nei confronti dell'allenatore.
ognuno, ogni allenatore c'ha il suo modo di porsi. Diamogli un po' più di fiducia al francese e vediamo che sicuramente non può fare come Spalletti, ma si sapeva che non si poteva vincere un'altra volta, quindi ritengo che un po' più di fiducia e i napoletani, e noi tante soddisfazioni. Io vorrei ricordare che il Napoli, oltre ai 7 anni di Maradona e gli anni adesso, siamo sempre stati i tifosi che abbiamo sofferto nella nostra vita, quindi va bene, grazie Lino. A me entrare in ospedale e mi chiamano ancora Maradona dopo 40 anni, a me è un orgoglio. Certo, grazie Lino, saluti a Milano Azzurra. E insomma, Antonio, ma dopo le parole di ieri Garcia è parzialmente riabilitato agli occhi di tutti, secondo te, dopo le parole di De Laurentiis di ieri? No, è il campo che ti riabilita, ecco. Io non ci credo, non credo neanche che ci siano degli atti di accusa, cioè non credo neanche che De Laurentiis in questo momento stia lì con l'almanacco della Panini in mano a cercare l'allenatore. Io la faccio meno drammatica di quello che è. Esiste una situazione difficile, non è cambiato niente, abbiamo sprecato 15 giorni, anzi li abbiamo attraversati di chiacchiere, per fortuna giornalistiche ci hanno dato elementi, se no pensa che noi a 2 settimane di vuoto ce le hanno riempite, ci hanno fatto anche divertire e un po' ci hanno inquietato perché certe cose, però poi domani alle 3 comincia un'altra storia e finisce alle 5. Certo. E poi dipende dal risultato, o ricomincia o la tacitano. Allora, Cenzo Rambone, una domanda per Antonio Giordano. No, più che una domanda, in realtà io sono d'accordo con Antonio, almeno penso che Garcia. Ma non... quanto mi sono divertito con tuo padre, ma me lo posso dire, ma proprio. Grazie. Ma mi faceva nero in trasmissione. No, io sono d'accordo che Garcia per me non è stato un ripiego, anzi io l'ho visto proprio come una scelta precisa, perché il Napoli un po' non ce l'ha nel DNA, no? Un po' anche per i trascorsi, secondo me non ha proprio voluto fortemente un allenatore di livello. A me almeno questo è il mio pensiero. Ecco, poi su questo. Allora io chiudendo con Antonio Giordano, Verona-Napoli, una pillola sulla partita che si gioca domani, si ritorna in campo, non c'è Anghissà, non c'è Osimhen, giocano Cagliusto e Simeone? Non c'è neanche Wijnaldum. Giocano secondo quello che si può intuire Cagliusto e Simeone. Se devo fare l'allenatore, dato che sono un allenatore mancato, almeno se lo pensano, giocherei con Elmas. Ecco, Elmas al posto di Cagliusto nel mezzala. Io giocherei con Elmas e Raspadori, ma io non sono Garcia. Elmas e non rischio l'esonero. Senti, perché c'è ancora il rischio dell'esonero, giustamente, perché ci sono le prossime 3 partite, 3 partite che sono fondamentali, Verona, Berlino e Milan fino alla fine di ottobre. Antonio, stai raggiungendo Castelvolturno, immagino, per la conferenza stampa di Garcia, è così? Immagini bene, però prima ci sarà una tappa, quelle cose che piacciono anche a te. Sì, una tappa aperitivo, diciamo così, un bel calice di vino magari, una cosa del genere. Una cosarella, diciamo. Hai già pronta una domanda, una curiosità da porre a Garcia? Adesso non vogliamo anticipare tutto, però insomma c'è già un indirizzo legato a una curiosità che vorresti chiedere? No, è un indirizzo banale che prevede anche una risposta altrettanto banale, ma... che speriamo non sia banale. Mi piacerebbe sapere come effettivamente un uomo di 60 anni sta vivendo queste 2 settimane tormentate. Ma capisco che il dono della sincerità in certi casi debba essere triplato. Mi auguro che invece sia sincero e che magari se abbia sofferto indichi anche in maniera chiara quali sono state le sofferenze, perché la gente poi apprezza anche questo tipo di testimonianze. Grazie Antonio, buon lavoro e a presto. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Ciao. Grazie ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio. Enzo, su Verona-Napoli andremo. Simeone, Cagliusto, hai sentito? Antonio Giordano invece invoca Elmas. Sì, Elmas e interno destro. Penso interno destro e Raspadori invece di Simeone. Tu da che parte stai rispetto a queste due impostazioni? Ma secondo me fa giocare Cagliusto perché ha delle caratteristiche più vicine a quelle di Anghissà. Farà giocare Simeone perché comunque gli serve l'attaccante puro centrale. E la coppia penso che Ramani è nata, sì, anche io, perché poi
diciamo Østergaard è un po' più vicino a Ramani come caratteristiche, quindi preferisce avere una coppia diciamo più versatile. Poi, e allora, poi su Verona Napoli no, Marco Baroni che è un po' di aneddoti e ci caleremo su Verona Napoli in maniera importante anche con Enzo Rambone. Nel frattempo voglio salutare 10 persone che ci stanno ascoltando tutte da un ufficio e 8 hanno la sensazione insomma che qui ci sia si rallegri che il Napoli possa perdere per far esonerare Garcia. Non è assolutamente così. L'augurio è sempre, per chi è appassionato e tifoso del Napoli da sempre, ma fa il giornalista, quindi nell'analisi dei fatti e delle parole, l'augurio è sempre che il Napoli migliori, per cui ogni parola detta, ogni considerazione fatta, ogni concetto espresso e anche le modalità con cui viene espresso è sempre nell'ottica del miglioramento. Tutto qui, poi ognuno ha le sue valutazioni ovviamente e fa le sue considerazioni perché ognuno ha le sue idee su come possa migliorare la squadra, ma l'indirizzo, la strada è sempre la stessa. Tra poco Francesco Modugno da Sky Sport con i telefoni aperti allo 081 63 63. In diretta Gianluca Cifuni insieme a voi per Forza Napoli sempre con Gigi Soriani adesso in regia, Enzo Rambone, figlio del mitico Gennaro Rambone, in studio con noi. Arrivano pure messaggi per tuo papà, devo essere sincero, ce n'è uno, un saluto al grande Gennaro Rambone, mi incantavo nel sentirlo, ho ancora in testa quando chiamava i giocatori putrefatti, parola che ho fatto mio e ogni tanto la pronuncio, ha coniato un nuovo termine insomma, quasi da Accademia della Crusca. Doveva registrarla questa parola putrefatti, perché ha avuto un grande successo. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. No, stamattina sto molto incazzato, lasciami il termine. Sia perché questo personaggio che io adesso ripudio come presidente sempre di più, non ha rispettato voi ed altri mezzi di informazione, invitando soltanto alcuna carta stampata a sua amica, sia per le idiozie che questo personaggio ha detto per giustificare il suo fallimento. Una serie di sciocchezze sesquipedali, tra cui una squadra che ha vinto con 16 punti di vantaggio sulla seconda non si può ripetere. Non si può ripetere perché tu non fai nulla perché si possa ripetere. Tu devi fare qualcosa perché possa ripetersi. Se non fai nulla è normale che non si ripete. Ma chi vuole prendere in giro questo personaggio? Chi vuole prendere in giro? Quando se ne va? Va bene, insomma, non è... Il nostro amico è sempre molto è intensamente, diciamo così, rallegrato, come vedi, caro Enzo Rambone. È un fan di De Laurentiis. Uno dei nostri moschettieri, lo sai chi è? Francesco Modugno, che è con noi. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, bentrovati. Ma con spada o senza? Non lo so, ci vuole la spada. Ciao, per Francesco. Il nostro amico che ha appena sentito. Ciao. Mi sembra un po' esasperato nei toni. Io sono democratico e democristiano, quindi mi muovo sempre in una posizione molto centrale, cercando di andare a cogliere anche qualche sfumatura. Non fa niente per, non lo so, magari si potrebbe rispondere come non ho fatto niente. Ne potevo vendere 5-6, intascare 200-300 milioni di euro, diventare ancora più ricco e non li ho venduti. Non li ho venduti, mi pare che potrebbe essere un qualcosa. Io non credo, io penso che un Napoli forte, vincente, che faccia risultati sportivi ma anche economici, sia nell'interesse di tutti, anche dello stesso De Laurentiis. Certo. Abbia anche cominciato a trovare gusto, sai. La gloria ti prende, lui non l'aveva ancora assaggiata, perché quelle coppette, perché poi Coppa Italia, Supercoppa, qui festeggiate con i tuffi nelle fontane in maniera esagerata, ma lo dicevo allora, ero quello strano, poi vinci lo scudetto e ti accorgi che è un'altra cosa. Lui questo brivido non l'aveva ancora assaporato e secondo me gli ha fatto effetto, quindi la volontà, la speranza e il sogno di riproporsi e di ripetersi c'è.
se non c'è difficoltà. 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni aperti con Francesco Modugno. C'è Verona-Napoli, Francesco, entriamo anche a gamba tesa nel match di domani, perché poi so che molti dei nostri ascoltatori vorranno magari parlare ancora delle parole di De Laurentiis. Cosa ti aspetti? È arrivato da pochissimi minuti la notizia, è arrivato da pochissimi minuti. Il presidente, chissà se assisterà alla conferenza stampa di Garcia, può darsi che si metta tra il pubblico, è nelle sue corde, poi vedremo se è accaduto qualche volta in passato. È chiaro che in questo momento la presenza anche in conferenza avrebbe un valore forte, ma Garcia non mi sembra il tipo che si faccia condizionare, cioè, deve dire quello che gli pare, lo dice, non è che... Beh, certo, effettivamente. Allora, c'è una telefonata in diretta, Marcello. Buon pomeriggio, Marcello. Ciao a tutti. Hai 20 secondi per una domanda a Francesco Modugno, una considerazione. Allora, io dico solo una cosa. Cioè, secondo il mio parere, queste persone che si lamentano con il presidente, cioè, non so che cosa si vogliono lamentare, perché ha fatto ciò che gli altri non hanno fatto. Poi, per il resto, io, se sarei a lui, manderei tutto a quel paese ed venderei. Beh. O accontentarvi per chi trovate. Grazie Marcello, è tutto chiaro. 0816363663. Certo, Francesco, il passaggio, Francesco Modugno, il passaggio sulle multe ai calciatori che reagiscono nei confronti dell'allenatore è un messaggio a Politano, a Kvaratskhelia, a Osimhen e a tutti gli altri molto forte da parte di De Laurentiis. Sì, però fammi dire, la critica, Marcello penso si chiamasse, sì, Marcello. Caro Marcello, la critica deve starci, la critica se costruttiva, come quella che spero, mi piace pensare, sia di tutti quelli che insomma vivono il Napoli e emotivamente di Napoli, la critica ci deve stare, con quella si cresce, ci si confronta, il Presidente ha tante virtù, ma qualche difettuccio ce l'ha pure lui, perché chi possa vendere gli piace così tanto. Poi diciamo la verità, da un punto di vista imprenditoriale, perché lui è un capitano d'azienda, aspetta che i conti gli tornino, perché vendere onestamente. E sulle multe, guarda, vedi, io qui non sono d'accordo con lui, per esempio. Secondo me i giocatori quando sbagliano vanno multati. Dovevano essere multati anche prima, insomma. È un modo per dare un segnale al gruppo e andare a consolidare la forza dell'allenatore. Però dico solo una cosa, perché noi poi li tiriamo tutti quanti in ballo insieme, no? Kvara, Osimhen e Politano. Ragazzi, non sono usciti però dal campo tutti quanti nello stesso modo. Cioè, la reazione di Politano è quella tipica del giocatore che vuole rimanere in campo, plateale il giusto, condannabile sì, forse, ma quasi ci sta. Quella di Osimhen è differente. C'è Marco al telefono. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Niente, per rispondere a quell'amico che diceva una roba del saggio vocale, tutto accelerato sul presidente, ma io devo dire, ma lo sai che sta succedendo una guerra in Israele, che ci sono le scosse di terremoto che stanno capitando? Cioè, è tutto chiaro, è chiaro, sì. Ha ragione, ma 33 anni hai vinto lo scudetto, ma di che ti lamenti? Noi diciamo che parliamo sempre di calcio, quindi tutto il resto ovviamente è più importante, molto più importante, riguarda la nostra vita. Il calcio resta un gioco, anche se De Laurentiis ieri ha battuto sull'industria calcio. Francesco, Verona-Napoli resta la più seria delle meno serie, cosa più seria delle meno serie. Verona-Napoli, Caiusto e Simeone o Elmas e Raspadori? Penso il Ciolito. Dovrebbe Caiuste, ma aspetto Nathan e Rachmani, sarebbe la prima volta, del resto sarebbe la coppia che il Napoli ha immaginato su carta quando la squadra l'ha costruita, direi Mario Rui e poi per il resto quelli là, però aspettiamo la rifinitura che si darà dopo la conferenza di Garcia. Dico Ciolito, dico Caiuste, anche pensando un po' a quella che è stata la gestione fin qui di Garcia. Di fatto dei suoi 432 minuti Raspadori non ne ha giocato uno da centravanti, esterno d'attacco, destro, sinistro, sottopunta, mezzala, ma mai centravanti, lì ci ha sempre giocato il Ciolito e sembra già un indizio
e per Elmas fin qui c'è stato così poco spazio, che ci aggiungo questo alle caratteristiche, penso che magari Cajuste possa essere lui il prescelto, però c'è la rifinitura, quindi per il momento siamo alle sensazioni, perché per chi fa il nostro mestiere non valgono nulla. È vero, però a proposito di sensazioni, ti aspetti finalmente un Garcia meno freddo che possa anche trasferire alla gente, alla città e attraverso i giornalisti oggi pomeriggio il disagio, le sofferenze patite negli ultimi 10 giorni per tutto quello che è successo, che è stato detto, che è stato scritto, per le reazioni del popolo? Guarda, me lo auguro, io un po' Garcia lo sto conoscendo, quindi pian piano viene fuori anche l'uomo che è persona per bene, che sa sorridere, che sa essere piacevole, e spero per lui possa arrivare anche questa parte. C'è un po' di umanità in più, nel senso del trasferimento dei concetti. Io penso che il momento per lui sia delicato. È vero che c'ha struttura, che c'ha spalle larghe, che c'ha esperienza, c'ha un vissuto, c'ha anche la capacità magari di fare buon viso a cattivo gioco, però poi un certo disagio penso che lo abbia accompagnato in questi giorni, perché criticato così, discusso così, messo alla berlina, sai, da un punto, io ti dico che da un punto di vista umano, giornalisticamente sono le cose che più mi piacciono, certo. Mi intriga molto di più quella prospettiva, perché da un lato c'è una città che critica, chiaramente presa dalla passione, un presidente che è figura forte, dominante, e lui che chiaramente è consapevole che le cose non stanno andando bene, e quindi a me le fragilità sinceramente mi interessano di più, perciò sono curioso di ascoltare. Speriamo che tiri fuori anche dal punto di vista l'uomo Garcia, le sue sensazioni, le sue sofferenze anche, perché questo poi può aiutarlo certamente di fronte alla gente di Napoli, che comprende molto bene i momenti di difficoltà quando vengono spiegati in un certo modo. Grazie a Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri qui a Radio Marte. Buon lavoro, buon pomeriggio. Ciao Francesco. Grazie, buon pomeriggio. E buon lavoro a Enzo Rambone. Marco Baroni, che insidia può rappresentare per il Napoli? Allora, io stimo molto Marco Baroni. Col suo Verona, E la squadra ha un'anima, una identità di gioco precisa, però il valore tecnico, il divario tecnico che c'è tra Verona e Napoli è immenso, è enorme, quindi penso che il Napoli a Verona vinca. Non dovrebbe avere difficoltà di sorte, insomma, penso di no. Baroni volevo raccontare questa cosa, no? Che poi c'ha un risvolto simpatico ma anche tecnico. Mio padre allenava il Padova in Serie B, la domenica si doveva giocare Padova-Pescara e eravamo in ascensore io, mio padre e Baroni, che all'epoca era una giovane promessa del Padova, sì, e mio padre disse: guarda, se fai segnare domenica a Tovalieri, tu in A non potrai giocare. E Baroni giustamente disse: ma come, mi sembra un attaccante fortissimo, lo vogliono in Serie A. Infatti poi dopo andò alla Roma, no? Il famoso, certo, lo chiamavano il Cobra. E mio padre poi, lo dico in napoletano perché è più impattante, più sanguigno, disse: ma chi l'hanno coso curto, chiatto, chi viene stuort, comunque se fai segnare a Tovalieri domenica tu in A non puoi giocare. Mio padre vinse 1-0 e, non Pescara, e Baroni fu il migliore in campo. Bellissimo. E ha vinto anche lui poi. Sì, poi ha vinto anche lo scudetto con Napoli. Mio padre è uno dei tanti giovani lanciati da mio padre. No, questo, al di là del fatto simpatico, è che mio padre conosceva il valore di Tovalieri, lo voleva sminuire perché si trovava di fronte a un ragazzo che poteva soffrire la marcatura di un attaccante in quel momento in forma strepitosa. E poi è anche importante ribadirlo, perché oggi quando si cerca di valutare un tecnico si vede se fa possesso palla, se l'azione parte di gioco parte dal portiere, tralasciando il carattere e la personalità. E ci sono tecnici in Italia preparatissimi che non hanno fatto la giusta carriera e non hanno ottenuto dei risultati ottimali proprio per mancanza di carattere e personalità.
Bene, bello questo aneddoto. E papà ne aveva tanti, anzi fin troppo di carattere. È vero, ci scrivono anche dal parco di Capodimonte, il parco Villa Teresa, dove insomma abitate, e Gennaro Rambone abitava ovviamente insieme a tutta la famiglia. Lì in tanti ci scrivono davvero per Gennaro. Voliamo in pubblicità, tra poco parleremo ancora di calcio, di Verona-Napoli, prima delle 13 quando arriverà Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio, però tra poco ci collegheremo anche con Mimì alla Ferrovia, storico ristorante, che però è il ristorante dei VIP, dei personaggi, che compie 80 anni, in 80 anni da lì sono passati praticamente tutti. A tra poco. Ormai Gigi Soriani è, diciamo, si è vestito dal Napoli, perché insomma Emporio Armani è a 7, cioè, chi te li dà? Valentina De Laurentiis questi capi di abbigliamento, eh? Te li regala ogni domenica un capo diverso quando vai a irradiare la musica dal terreno di gioco. Allora, buongiorno di nuovo da Gianluca Gifuni con Enzo Rambone qui in studio, Gigi Soriani in regia. Allora, io credo che il presidente meno parli e meglio è, sono un po' di messaggi, e il saper comunicare non era tra le sue qualità, e quanto detto ieri è un'offesa all'intelligenza degli altri oltre che al mister Garcia. Un abbraccio Ciro da Barcellona, e comunque forza Napoli sempre. Secondo me, scrive questo amico, Garcia farà il 4-3-3 ed è il capochino, sarà a capo di chi, non insomma, ho voluto fare un gioco di parole. Buongiorno, ribadisco, il peggior nemico del Napoli è proprio De Laurentiis, se non ci vuole un'intelligenza particolare per dire ciò che ha detto ieri. Gianluca 555 modulo a farfalla, scherza il nostro amico. Buongiorno, il presidente in ritiro disse il 12 agosto il Napoli dove poteva arrivare, aveva promesso di dirlo il 12 agosto, non ha mai parlato, quindi non lo ha detto a nessuno, evidentemente non lo ha captato come aveva fatto l'anno prima, quando invece parlò di scudetto davanti a Spalletti che scuoteva il capo. La difesa continua di questo presidente ogni volta che dice tutto il contrario di tutto è davvero stucchevole, ma qui nessuno ha difeso niente, stiamo cercando di analizzare parole e fatti insieme a voi e insieme ai nostri amici al telefono. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. La rovina del Napoli, caro Gianluca, siete voi giornalisti. Ah, ci mancava questo. Ma così importante fa sentire la data di un messaggio. E perché? Cioè, invece di mettere la pace, voi giornalisti appicciate sullo fuoco, appicciate. Madonna mia, ma sono, scusami, parole dette, ma qua ognuno di noi dice delle cose, poi se cambia idea deve avere il coraggio di accettare il cambio di lei. Io se cambio idea perché ho detto una cosa e poi dopo un mese ne dico un'altra, io lo dico, ho cambiato idea, Enzo Rambone. No, io non vorrei fare la parte del difensore, no? Perché sembra che quei tifosi che stanno esprimendo il malcontento siano degli riconoscenti, no? E non è così, perché tutti ci aspettavamo che al posto di Kim venisse acquistato un difensore dello stesso livello. Tutti si aspettavano due o tre acquisti che potessero alzare ancora di più il livello di qualità, il livello tecnico del Napoli. E tutti si aspettavano al posto di Spalletti un allenatore più strutturato, più vincente. Quindi poi si può essere infelici, no, nell'esprimere il malcontento, ma il malcontento è giustificato. Cioè c'ha una razza, una logica, non è frutto di una... di un pensiero singolo, personale, rivendicativo, eccetera, eccetera. Allora, il Verona gioca con la difesa a tre, il Verona sì. Di Marco Baroni, Lazovic e Faraoni sono sempre due giocatori temibili, ecco, sono tra i più temibili, secondo me, della squadra. E Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, insomma, non sono da tenere d'occhio, ecco, diciamo così. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp del nostro amico. Signor Antonio Giordano, buongiorno, sono Salvatore. La domanda che faceva l'amico, i soldi dove stanno? Non è una domanda da strada, perché a noi dell'inciuscio, del grande fratello, dei pettegolezzi che fanno i giornalisti non ci interessa, a noi ci interessa le cose concrete, i soldi dove stanno? I soldi per acquistare i vari Conte, i vari giocatori all'altezza della situazione, dove stanno? Il calcio Napoli è il grande fratello, allora è diventato, non è più una società di capitali che investe movimenti di soldi,
appunto la domanda è consona, i soldi dove stanno? Oh, se fosse il Grande Fratello tutti saprebbero tutto del Napoli, invece non è così, ovviamente è una società di capitali. Siccome Raspadori deve giocare per forza, giocherà alto a destra, scrive Pietro. Il mio pronostico è un X1, sono troppo scettico visto il gioco di Baroni e le assenze del Napoli. Già si è visto che la squadra fa immensa fatica con Simeone dal primo minuto. Devo dire che ieri, ho dato le statistiche, le ripeto oggi, Raspadori ha giocato 383 minuti tra Champions e campionato finora. Ne ha giocati 90 più 80 più 65 tre volte dal primo minuto. Non ha mai segnato quando ha giocato dal primo minuto, ha segnato quando è subentrato. 111 minuti per Simeone, solo 45 minuti dal primo minuto, ma anche lui mai segnato quando ha giocato dall'inizio, ha segnato un gol da subentrato anche lui. Massimo Perfetto ci scriveva a proposito dell'X1 poco fa. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, via. Buongiorno, quell'amico che ha parlato prima, sempre concludendo la solita solfa, caccia i sordi, questo ha fatto bene. Quando se ne va devi cedere, devi vendere, cioè questo è proprio il rappresentante tipico di quella fascia di tifoseria mediocre, di quella piazza mediocre. Quanto è ampia questa fascia? Una piazza dei perdenti, quelli che devono vincere una volta ogni 33 anni. Quanto è ampia? Gente che proprio non sa di cosa parla, che non arriva proprio a capire quando uno fa l'imprenditore seriamente, in modo anche asettico, indipendentemente da tutti i sentimenti e le emozioni, dove si vede veramente di portare avanti una situazione, un club in modo giusto, in modo serio. È proprio una piazza mediocre la nostra, non c'è niente da fare. Però bisognerebbe chiedere se lui è contento della campagna acquisti del Napoli e dell'allenatore. E magari nei prossimi giorni interverrà al telefono. Sentiamo. Ciao Gifuni, buongiorno. Sono sempre socio. Vedi com'è complicato quando uno vince uno scudetto? È Juventino, il nostro di 9 di fila. Tanti auguri a voi. Madonna, però Sosso, vabbè, questi auguri sono veramente sgraditi in questo momento. Proprio auguri. In bocca buongiorno, al lupo, forza Napoli. Buongiorno. Secondo me sto Luigi sta così perché era un anno che non poteva parlare. Quello è stato male quando durante l'anno scorso che il Napoli vinceva. Non ce la faccio a dasciugare, che chi l'ha dasciugato? Tanto pure se il Napoli si pigliava Messi, Ronaldo, quello ci aveva da dire che erano vecchi poi. Lui basta che contesta De Laurentiis, cioè anche io lo contesto a volte De Laurentiis, però ha dato atto ai suoi meriti. E quando bisogna criticare lo si critica, però tutto questo accanimento mi sembra veramente esagerato. Comunque, forza Napoli, ciao da Antonio. Grazie Antonio, insomma siamo in chiusura, sai che facciamo? Sentiamo De Laurentiis su Osimhen come ponte verso Marte Sport Live, perché è già pronto Dario Sarnataro per un'altra ora di grande calcio, poi più tardi cercheremo di sentire anche la famiglia Giuliano per gli 80 anni del ristorante Mimì alla Ferrovia, che ricorrono in questi giorni. Oggi c'è un appuntamento che è in corso di svolgimento proprio da Mimì alla Ferrovia, ristorante tra i più longevi di Napoli e dove sono transitati praticamente tutti i personaggi della politica, dello spettacolo, della cultura, dello sport più grandi del mondo, lì c'è tutto, da Frank Sinatra a Kennedy, a Berlusconi per gli italiani, ai presidenti della Repubblica, tutti sono transitati per Mimì alla Ferrovia. De Laurentiis, Osimhen, sentiamo questi 30 secondi, cosa ha detto il presidente? Ma guardi, io non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, soltanto che poiché si è sempre in due a dimostrare una unione di mood, come lo chiama lei, e io il mio mood è rimasto sempre lo stesso. Se il suo nel frattempo si è modificato, io questo non ci posso fare nulla. Per cui se da una stretta di mano poi mi arriva una negazione di quello sul quale si era concordato, uno si dispiace, ne prende atto, però andiamo avanti, la vita va avanti. Però questo non toglie il fatto che con Osimhen ci siano ottimi rapporti, non vedo per quale motivo non ce ne debbano essere, e poiché c'è tutto un altro anno davanti prima di entrare nell'ultimo anno, voi avete visto che io addirittura
Coulibaly sono riuscito a vendere all'ultimo momento, no? E quindi che vuol dire? Perché a me sembra delle volte che siamo al mercato degli stupidi, no? Come se il mercato dovesse comandare i sentimenti, le urgenze e le modalità di applicazione di un club. Io ho sempre detto, io non sto qui per far crescere i giocatori e rivenderli. Cioè, il Napoli è il Napoli. A me dispiace quando qualcuno dice, ma sai, il Napoli io lo considero un club di passaggio. E io dico, beato te. Chiaro dunque, Osimhen, stretta di mano e poi evidentemente dietro fronte, ma c'è tempo per chiarire le cose. Caro Enzo, la fascia dei tifosi mediocri, scrive Gilda, non è troppo ampia. Il problema è che molti giornalisti la alimentano perché a loro fa molto comodo. Guarda che teoria quella di Gilda. Non ha capito Gilda che oggi l'indirizzo degli umori la danno i tifosi, mediocri o non mediocri, di spessore o poco spessore, sono loro. I giornalisti sono diventati degli intermediari, un tramite tra i fatti e la gente, ma l'indirizzo ormai con i social, con la possibilità di intervenire nelle radio, nelle televisioni, la danno i tifosi, le persone. E i giornalisti a volte, ci diamo anche una zappa sui piedi, desumono gli umori dalla gente per creare poi i loro articoli, i loro servizi, per sviluppare dei discorsi e dei concetti. Dario Sarnataro è venuto a ricordarmi che è sempre colpa di giornalisti, che i giornalisti sono la rovina del Napoli. Il nostro claim sarà proprio questo da oggi. Caro Enzo Rambone, i giornalisti sono la rovina del Napoli. Grazie per essere stato con noi. Lo dico io vigliaccamente, dico, non sono un giornalista. Ecco, bravo, tu fai bene. Tirati fuori da questa bagarra. Certamente, grazie a Enzo Rambone, a venerdì prossimo Enzo. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, grazie a Gigi Soriani e Tony Mola in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Tra poco Marte Sport Live con ulteriori approfondimenti e collegamenti con Castelvolturno, dove tra poco parlerà Rudy Garcia. Vi daremo ovviamente tutte le informazioni del caso, prima, durante e dopo la conferenza. Su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta, e con questo vi saluto da Gianluca Gifuni, è tutto, buon pomeriggio.